Grazie Sandra, grazie mille per questo invito magnifico, grazie alla direzione, all'organizzazione del festival, grazie al comitato scientifico per aver pensato a me per questo intervento, per questa lezione. Sono molto contenta di esserci. Grazie all'assessore anche per il patrocinio, immagino, il sostegno al festival. Vedrete che arriverò alle domande che Sandra citava un po' tardi nella mia conferenza, ma spero che la costruzione, spero che il filo spiegherà perché ci arriverò un po' tardi. Intanto inizierei a dire che è facile constatare come nell'ultimo anno e mezzo la questione della libertà individuale sia ritornata al centro dei dibattiti e dei conflitti sociali. Durante il primo anno della pandemia di Covid-19, le misure restrittive messe in atto dai governi di molti paesi hanno suscitato resistenze, espresse soprattutto attraverso un immaginario del potere visto come repressione istituzionale, che minaccia la libertà di agire e di scegliere dei singoli. Tali resistenze si sono inasprite all'alba dell'istituzione dell'obbligo vaccinale e delle varie forme di passaporto vaccinale. I critici più estremi parlano addirittura di una dittatura sanitaria, di un complotto globale per controllare i cittadini attraverso la raccolta di informazioni, la restrizione di attività, addirittura attraverso agenti farmacologici che sarebbero capaci di modificare il codice genetico delle persone a cui sono somministrati. Io non intendo oggi proporvi una critica punto per punto del contenuto di queste posizioni, ma piuttosto una riflessione sulla visione del mondo e del potere che esse hanno in comune con la quasi totalità delle teorie del complotto. Tale visione del sociale postula la libertà come un'assenza di costrizioni, evidenti, principalmente di costrizioni istituzionali, che può essere raggiunta smascherando i soprusi dei potenti. Immagina il potere come una volontà malvagia, che sia individuale o collettiva, il cui disegno è chiaro e comprensibile per ogni agente razionale, per esempio accumulare ricchezze o risorse, controllare gli altri, eccetera, e in cui il soggetto individuale è concepito come capace di indipendenza e di libertà, fra virgolette, principalmente attraverso la presa di coscienza e la resistenza volontaria all'oppressione politica e istituzionale. Dal punto di vista sociologico, questa visione del mondo è relativamente ingenua, per una serie di ragioni che discuterò nella conferenza di oggi. Altrettanto sociologicamente ingenua, tuttavia, è la tipica postura intellettuale, quella che Bourdieu chiama scolastica, che liquida rapidamente la posizione complottista o qualunque altra visione magica o ingenua del mondo come irrazionale, e la confuta attraverso il semplice richiamo alla razionalità scientifica, se vogliamo, come norma universale per distinguere il vero dal falso. Allora, ci si potrebbe chiedere se la razionalità è giusta, buona e splendente, perché evocarla non è sufficiente a convincere chiunque della sua superiorità? Come mai coloro che sono imprigionati nell'ignoranza della caverna non possono liberarsi dalle catene con l'aiuto degli intellettuali illuminati che li accompagnano verso la luce della ragione? La mia conferenza di oggi illustrerà le qualità della teoria disposizionale di Bourdieu, di cui Sandra diceva appunto che è già stata questione negli interventi precedenti, e soprattutto l'interesse di una delle sue proposizioni principali, secondo la quale la verità è già una posta in gioco nelle dinamiche competitive che organizzano la società e le condotte degli attori sociali al suo interno. L'espressione teoria disposizionale fa riferimento al fatto che, secondo Bourdieu, ogni attore sociale è portatore di abitudini, cioè di schemi cognitivi e pratici di comprensione e di azione, che derivano da una familiarità profonda con un mondo sociale attraversato da dinamiche di potere. Inoltre, significa che, proprio per questo, le abitudini portano la traccia delle distinzioni e delle classificazioni gerarchiche
che organizzano questo mondo sociale e ne riproducono le logiche di organizzazione e di competizione. Sono cosciente del fatto che questo gergo sociologico possa risultare un po' tecnico e vi chiedo di avere pazienza, perché spero che questi concetti si faranno più chiari nel corso della mia conferenza. Comincerò quindi con una presentazione della teoria di Bourdieu, della sua visione del potere e del ruolo dell'abitudine, sia cognitiva che pratica, al suo interno, e per questo mi baserò principalmente sulle meditazioni pascaliane, opera tarda di Bourdieu, che è uscita in francese per la prima volta nel 1997, e che è una sintesi più filosofica, direi, dei risultati teorici che Bourdieu ha ricavato dallo studio empirico, soprattutto quantitativo, dei processi che producono e mantengono le diseguaglianze sociali. Successivamente ritornerò sul confronto tra questa teoria sociologica della dominazione e la visione del mondo sociale su cui si fondano sia la postura complottista che la postura intellettuale scolastica. Vedremo per quali ragioni entrambe meritano una discussione sociologica che potrebbe contribuire a migliorare la nostra e la loro comprensione delle dinamiche di dominazione nello spazio sociale. Nel corso della sua carriera di critico dell'intellettualismo e delle visioni normative del mondo, Bourdieu sviluppa una teoria del potere e dell'ordine sociale che lo avvicina a altri pensatori che hanno discusso i limiti della ragione razionale e si sono invece interessati alla forza della coesione basata sul senso comune e sull'abitudine. Possiamo citare per esempio Blaise Pascal, a cui le meditazioni pascaliane rendono esplicitamente omaggio, John Dewey, Norbert Elias, Gregory Bateson, Ludwig Wittgenstein e naturalmente anche il padre, per così dire, della sociologia francese, Émile Durkheim. Tutti questi pensatori vedono nel senso comune, nelle nostre disposizioni ordinarie, la fonte principale delle regolarità pratiche, collettive, che si possono osservare nel mondo sociale. Alla base della relativa coordinazione delle idee e delle azioni, e del fatto che ci capiamo, in generale, socialmente, c'è, in altri termini, l'incorporazione di una familiarità fondamentale col mondo che abitiamo e con le logiche pratiche della sua strutturazione. Abitudine, infatti, vuol dire in primo luogo che noi diamo per scontato il mondo che abitiamo e le sue caratteristiche. Ciò che fa parte delle nostre abitudini non ha bisogno di essere rimesso continuamente in discussione. Va da sé, non ci mette in crisi, non ci richiede di aggiustare la nostra comprensione di ciò che ci circonda o di ciò che ci accade. In secondo luogo, abitudine vuol dire che, di conseguenza, noi siamo capaci di produrre condotte conformi alle caratteristiche del mondo sociale a cui siamo abituati e di riprodurre le logiche pratiche che abbiamo appreso e incorporato nell'abitarlo fin dall'infanzia. Le regolarità del mondo sociale, allora, sono incorporate nelle disposizioni individuali che contribuiscono a loro volta a riprodurle. Contrariamente a quello che una concezione semplicistica dell'abitudine potrebbe suggerire, quest'ultima si distingue da una mera ripetizione di un gesto, di un giudizio o di una sequenza di azioni. Non parliamo di una reazione meccanica o di una semplice routine. Abitudine, nel senso di Dewey, di Elias e di Bourdieu, non va intesa nel senso che potrebbe avere nella frase «ho l'abitudine di cenare alle 20». Si tratta invece di un concetto che abbraccia sia l'aspetto appreso e relativamente ripetitivo delle condotte individuali, sia il loro aspetto creativo, relativamente innovativo. Per abitudine intendo allora lo schema di sintesi dell'apprendimento generale di un contesto complesso in cui l'individuo impara a rispondere in maniera irriflessa, il che non vuol dire né non organizzata né meccanica, a una serie di elementi, di stimoli o di variabili per poterne gestire in maniera attenta e riflessa gli aspetti nuovi, imprevisti
e potenzialmente sorprendenti. Pensate all'esempio di una cena formale, che sia in una casa o in un ristorante. Ora, mia figlia, che ha 6 anni, ha bisogno che le ricordi abbastanza spesso che non si mettono le mani nel piatto, non si mettono i gomiti sul tavolo, che il coltello non serve per pugnalare il cibo, ma serve per tagliarlo. E la mia speranza è che tra una decina d'anni lei non abbia più bisogno di queste istruzioni quando consuma un pasto in un ristorante formale oppure viene invitata a cena. Come la maggior parte dei genitori, per cui più o meno coscientemente, le buone maniere a tavola sono il segno di un certo prestigio sociale, o diciamo pure dell'appartenenza a una certa classe sociale, intendo ripetere le istruzioni fino allo sfinimento e allo stesso tempo esporre mia figlia al tipo di situazione che desidero che impari a gestire. A un certo punto di questo apprendimento, mia figlia, immagino, sarà capace di partecipare alla conversazione e concentrarsi sui suoi commensali invece di dedicare tutta la sua attenzione alla maniera corretta di tenere forchetta e coltello. Avrà quindi imparato ad agire in modo controllato, organizzato e insieme irriflesso in un contesto specifico di interazione che richiede competenze pratiche appropriate per rispondere alle aspettative che sono generate nei partecipanti dal fatto stesso di prendere parte a quel contesto. Insieme ai suoi commensali, insieme agli altri partecipanti a questa situazione, mia figlia quindi nel futuro contribuirà a riprodurre queste stesse aspettative per il fatto stesso di conformarsi ad esse e verosimilmente contribuirà, come tutti gli altri, a sanzionare negativamente le condotte difformi, come ha visto i suoi genitori fare, per esempio, quando al ristorante qualcuno parla a voce troppo alta oppure mangia con le mani. Tra parentesi, uno spunto di lettura, questa è esattamente la definizione che Marcel Mauss, in un testo del 1934 che ha enormemente influenzato Pierre Bourdieu e la sua concezione dell'abito, l'habitus, scusatemi, è quello che Mauss definisce tecniche del corpo. Le tecniche del corpo, secondo Marcel Mauss, sono una forma di imitazione prestigiosa, cioè l'imitazione di gesti e azioni e condotte di cui siamo stati testimoni del successo in un certo contesto sociale. Se volete, questa è una delle cose che possiamo poi riprendere nella discussione. L'esempio della cena formale, però, ci invita a discutere di due dimensioni ulteriori del processo di apprendimento del mondo sociale che genera l'abitudine per come l'ho definita sopra. Primo, se l'acquisizione di una familiarità con lo spazio sociale consiste nell'incorporare i principi che organizzano la coerenza delle condotte individuali, tali principi organizzatori non sono soltanto riprodotti dagli individui, ma sono anche incarnati dalle istituzioni e dalle convenzioni del mondo sociale, cioè dalle strutture oggettive. Per esempio, nei ristoranti più costosi, la musica soffusa impone il controllo della voce e della risata. La tovaglia bianca ricorda il disonore della macchia di cibo. La quantità di posate fa appello alla capacità di scegliere l'utensile appropriato invece delle mani. E le porzioni ridotte ricordano la distanza dalla volgarità della buffata e quindi dalla necessità materiale del mangiare. Di conseguenza, veniamo al secondo punto. Lo spazio sociale che apprendiamo non è neutro, piatto, indeterminato rispetto al valore delle posizioni che si trovano nella sua geografia. Esso è, al contrario, già sempre e da sempre, attraversato da logiche che decidono dell'attribuzione di valore e di legittimità ad azioni, posizioni, oggetti, individui che vi si situano. Lo spazio sociale è strutturato, secondo Bourdieu, da una serie di opposizioni di valore che funzionano come una matrice di competizioni e di lotte tra le singole posizioni al suo interno. Nelle opposizioni tra ciò che è raffinato e ciò che è volgare, tra quello che è ricercato e quello che è banale, tra quello che è spirituale e quello che è materiale, per esempio, sono già contenuti degli apprezzamenti, positivi o negativi, dei
delle cose e delle persone che si collocano da un lato o dall'altro di tali opposizioni. Di conseguenza, le abitudini che noi incorporiamo, noi le incorporiamo già sempre a partire da una certa posizione all'interno dello spazio sociale, posizione alla quale sono legate da una parte certe risorse che ricevono una certa attribuzione di legittimità e prestigio, per esempio il fatto di saper usare le posate o le giuste posate per il giusto piatto, e una posizione che dall'altra parte genera una visione specifica, situata, dello spazio sociale e delle poste in gioco al suo interno. In altri termini, io vedo, comprendo, apprendo e agisco il mondo sempre a partire dalla mia posizione in esso. Se ritorniamo all'esempio della sala di un ristorante pretenzioso, cosa succederebbe se io, come se vi ricordate il film Blues Brothers, in cui appunto i due fratelli si vanno nel ristorante Chez Paul a recuperare un membro della loro banda, cosa succederebbe se io come loro mi mettessi per esempio in questo ristorante formale a parlare a voce alta, battessi i pugni sul tavolo nell'entusiasmo del discorso, mangiassi rumorosamente con la bocca aperta o sbagliassi per esempio nella scelta del coltello per il pesce? È molto probabile che, come i Blues Brothers appunto, mi farei rivolgere sguardi di disapprovazione e espressioni di disappunto dai miei commensali, dal personale di servizio e dagli occupanti degli altri tavoli. A un certo punto mi farei probabilmente richiamare da un imbarazzato maître d'eux a un comportamento più consono all'ambiente in cui sono. Perché? Perché la mia condotta volgare, che stona con il luogo ricercato in cui mi trovo, discredita il ristorante che l'accetta. Cosa diranno domani i clienti su TripAdvisor, per esempio? Discredita i clienti ricercati che mostrano di lasciare correre e discredita i miei commensali per aver scelto la mia compagnia. Poiché la volgarità è raramente ricompensata dalle classi sociali più elevate, quelle che frequenterebbero il nostro famoso ristorante per trarre prestigio dall'associazione con il suo marchio ricercato, è necessario che gli astanti prendano il più rapidamente possibile le distanze dalla mia condotta. Si impone quindi un'ulteriore osservazione che ci permette di fare un passo avanti nella comprensione della teoria di Bourdieu. A meno di trovarmi in uno stato di ebbrezza avanzata, io non sarei mai capace di produrre la condotta non conforme che ho ipotizzato poco fa. E questo non perché sia inimmaginabile che io possa desiderarlo o volerlo. Sarebbe il mio corpo stesso, sarebbero le mie disposizioni profonde a resistere e a impedire una condotta simile. Emozioni quali l'imbarazzo, la vergogna, il terrore della sanzione sociale costituirebbero una barriera quasi certamente insormontabile. Le mie disposizioni incorporate, inculcatemi dalla mia socializzazione all'importanza delle poste in gioco che le motivano, sono un limite affettivo, un limite corporeo alle condotte possibili. Tutta la mia famiglia, le maestre di scuola elementare, le narrazioni che insegnano l'importanza sociale delle buone maniere, tutti questi attori sociali diversi abitano il mio corpo e bloccano le condotte difformi da quelle che si addicono alla mia posizione sociale. È come se nel caso in cui mi comportassi diversamente facessi perdere la faccia a tutta la genia di avi che mi hanno trasmesso una certa quantità dell'ambito prestigio faticosamente accumulato. Questa osservazione ci permette di capire perché Bourdieu non parli semplicemente di abitudine, ma di un habitus singolare incorporato da ciascuno di noi. Prima di tutto perché l'habitus è l'insieme coerente delle abitudini e delle anticipazioni sviluppate relativamente a specifici contesti sociali. È la matrice che le lega tutte e le organizza tutte, il filo conduttore della nostra maniera di essere disposti nello spazio sociale e rispetto a esso. Secondo, perché questo habitus corrisponde alla
Mi sa che si è bloccata la connessione, scusatemi. Riprendo. Dunque, in secondo luogo, questo habitus corrisponde alla posizione sociale da cui è stato incorporato, a partire dalla quale è stato incorporato, cioè contiene una comprensione, a partire da questa mia stessa posizione, delle strutture oggettive e delle attribuzioni di valore che organizzano lo spazio sociale. In terzo luogo, perché l'habitus è portatore, sempre a partire da una certa posizione, del principio di distinzione di tale posizione rispetto a tutte le altre, che si realizza attraverso i criteri e classificazioni che organizzano lo spazio sociale e sono incorporate dagli attori individuali. Tornando alla mia condotta a ristorante e al prestigio trasmessomi dai miei familiari, l'habitus in un certo senso veglia sulla mia e sulla loro reputazione, simile a un pilota automatico, esso opera spesso in modo sorprendente e dissonante rispetto alle intenzioni coscienti, per esempio nelle situazioni in cui io vorrei apparire sicura e sono invece sopraffatta dall'imbarazzo e dal timore. Per dirlo in termini un po' più semplici, incorporare un habitus corrisponde ad acquisire una comprensione pratica, immediata, corporea, ancora prima che teorica, delle regole del gioco sociale e delle sue poste in gioco. Perché la barriera della vergogna, del pudore, del timore mi impediscono di compiere azioni che mi esporrebbero al rischio di fare brutta figura? Beh, perché il gioco della distinzione è quello in cui le capacità e le risorse di cui sono portatrice sono riconosciute dagli altri come relativamente desiderabili e relativamente prestigiose. In questo modo mi è riconosciuta la legittimità ad avere qualcosa in comune, per esempio un pasto al ristorante famoso, con coloro che incarnano qualità desiderabili e prestigiose, ricercatezza, gusto, esclusività, raffinatezza e così via. Perdere la faccia in questo contesto equivarrebbe a essere smascherata come impostore. Si perde la faccia, si fa brutta figura, quando gli altri sono messi in condizione di sanzionare negativamente una condotta inappropriata per il contesto, cioè una condotta che mostra che non padroneggiamo naturalmente le qualità desiderabili in tale contesto. Abbiamo parlato di legittimità, di prestigio, di distinzione o, nei termini di Bourdieu, di capitale simbolico. E questa è la posta del gioco sociale che può essere descritta in diversi modi, ma che implica sempre una forma di dominazione. Lotte per il riconoscimento oppongono, secondo Bourdieu, dominati e dominanti in una concorrenza che riguarda la legittimità che gli uni e gli altri hanno nello stabilire qual è il principio di distinzione tra le posizioni dominanti e le posizioni dominate? Le posizioni dominanti e gli habitus che corrispondono a tali posizioni incarnano, nel vero senso della parola, la legittimità necessaria per definire il criterio di assegnazione della legittimità stessa. Le posizioni dei dominati, al contrario, si definiscono in opposizione a quelle dei dominanti, come le posizioni e gli habitus di coloro che non sono dominanti. Questo è un passaggio un po' complesso, quindi mi ci voglio soffermare un po' di più. Nelle meditazioni pascaliane, Bourdieu spiega che il concetto di distinzione, su cui aveva pubblicato una prima opera epocale, direi, nel 1979, questo concetto di distinzione non è altro che un concetto per descrivere il fatto che tutte le posizioni sociali sono distinte relativamente ad altre posizioni. E quindi che nel gioco sociale le giocate individuali riuscite sono quelle che affermano questa distinzione come una distanza specifica da altre posizioni. Ogni volta che io affermo implicitamente io sono questa, per esempio, una persona che sa comportarsi al ristorante, io affermo automaticamente che non sono un'altra, in particolare che non sono una persona che non sa come comportarsi.
Il che per me è la posta in gioco in questa situazione, mentre per un'altra persona la posta in gioco potrebbe essere mostrare che sono una persona che può pagare il conto del ristorante. Le mie disposizioni, in altri termini, mi situano in un punto dello spazio sociale che corrisponde il più possibile alle risorse di cui sono portatrice e al valore di queste risorse rispetto ai criteri di valutazione in vigore, o almeno quelli che contano nella mia strategia di accumulazione di riconoscimento e di prestigio. Le regole del gioco che ho incorporato distinguono immediatamente le posizioni desiderabili da quelle che non lo sono. Il mio interesse specifico nel gioco sociale è di restare più prossima possibile alle posizioni desiderabili, che altro non sono che quelle dei dominanti. In una data società, il privilegio fondamentale dei dominanti è quello di detenere il potere di definire che cosa conti nei giochi sociali, quali sono le poste in gioco delle competizioni tra le distinzioni, scusatemi, tra le distinte posizioni, fra le distinte disposizioni. La rarità delle risorse desiderabili, la difficoltà di accedervi, caratterizzano generalmente tali poste in gioco. I dominanti non sono soltanto coloro che posseggono tali risorse, ma coloro che hanno il privilegio di affermarne incontestabilmente il valore. Ciò che i dominanti possiedono è desiderabile perché i dominanti lo possiedono ed essi lo possiedono perché è desiderabile. Prima di procedere oltre, vi propongo una sintesi dei punti della visione del sociale, del potere che abbiamo discusso fin qui. Prima di tutto abbiamo parlato del ruolo dell'abitudine nella nostra familiarità con il mondo sociale, identificando questa abitudine come fonte del nostro agire competente nei contesti ordinari e straordinari della vita quotidiana. Abitando il mondo sociale e le distinzioni che lo strutturano, ne incorporiamo i principi organizzatori, che si trovano allo stesso tempo incarnati nelle nostre disposizioni individuali e oggettivati nelle istituzioni, più o meno formali. Lo spazio sociale che impariamo ad abitare, però, non è neutro, abbiamo detto, cioè esso è attraversato piuttosto da competizioni che oppongono gli attori sociali per il riconoscimento del loro valore, cioè del valore delle loro qualità e delle loro risorse. Il nostro habitus, frutto dell'incorporazione di principi di organizzazione oggettiva dello spazio sociale, a partire da una posizione distinta in esso, è dunque orientato dalle regole dei giochi di dominazione e di distinzione che increspano lo spazio sociale. In tale spazio sociale, le posizioni dei dominanti sono quelle la cui legittimità rimane pressoché indiscussa, a partire dalle quali si decide della legittimità e delle pretese delle risorse di coloro che non occupano tali posizioni. Siamo quindi arrivati a questa osservazione fondamentale di Bourdieu, per cui possiamo definire la dominazione, il potere, come la legittimità detenuta da certe posizioni sociali, necessaria per stabilire che cosa conti, che cosa abbia valore nelle competizioni sociali, cioè per che cosa si lotti e si entri in competizione con gli altri. Facciamo un altro esempio, questa volta scegliendo un'istituzione sociale formale come la scuola. La scuola è il luogo in cui, secondo Bourdieu, si inculca negli attori sociali il valore del capitale culturale come forma di prestigio. L'insieme delle relazioni, delle posizioni e delle istituzioni che lottano per preservare il valore di questo capitale culturale, costituiscono quello che Bourdieu chiama il campo scolastico. Attraverso la disciplina quotidiana, i suoi esercizi rituali, i suoi riti di passaggio come le interrogazioni e gli esami, l'istituzione scolastica intende inculcare agli individui la disposizione necessaria per perseguire il sapere come esercizio intellettuale rarefatto e distaccato. Praticando il sapere come teoria,
come rapporto intellettuale con il mondo, come distanza dalle necessità materiali del mondo sociale, si può dunque aspirare alle posizioni più prestigiose del campo scolastico. Mentre inculca questa postura nelle scolare e negli scolari, però, la scuola già li seleziona, a seconda della loro capacità a aderire docilmente alle regole del gioco, a manifestare entusiasmo per le poste in gioco del campo, ad adottare la disposizione scolastica senza esitare o senza recalcitrare. Come lo ricordava già Don Lorenzo Milani con i ragazzi di Barbiana nella lettera a una professoressa molti anni fa, in termini sociologici questo significa che coloro che crescono in famiglie privilegiate, in cui c'è già il tempo e l'agio materiale per coltivare una disposizione scolastica di distanza dai bisogni materiali, sono destinati a riuscire più facilmente a scuola rispetto a coloro che non sono stati educati alle prove e ai rituali del campo scolastico. La scuola, allora, agisce come un'istituzione che, mentre offre la possibilità dell'accesso all'accumulazione del prestigio dato dal capitale culturale, contribuisce allo stesso tempo a regolare l'accesso a tale forma di prestigio e di legittimità, nonché ai campi che essa struttura in qualità di posta in gioco. Pensate, per esempio, al prestigio sociale che, simbolico, diciamo, che distingue i licei dagli istituti professionali e quindi distingue anche coloro che vi studiano e coloro che vi insegnano. Da un lato, la pura disposizione scolastica, quella del sapere fine a se stesso, dall'altra un sapere orientato alla messa in pratica, il che equivale a dire un sapere, fra virgolette, meno nobile di quello acquisito da coloro che studiano, per esempio, le scienze pure o il greco antico. La distinzione, ben inteso, arbitraria, di prestigio fra le posizioni dei diversi attori istituzionali del campo, licei contro istituto professionale, corrisponde a quella fra i tipi di sapere che vi sono trasmessi e si riflette quindi sulla distinzione tra le posizioni sociali di coloro che vi ottengono un diploma. A loro volta, queste posizioni sociali distinte sono disposte verso diversi percorsi di mobilità sociale ascendente, cioè di miglioramento del loro statuto sociale in termini di risorse e di prestigio. L'università, infatti, prolunga e inasprisce i rituali della selezione scolastica e in questo modo premia a sua volta coloro che sono già disposti a riuscire nel campo scolastico. Una ricerca recente, che è stata realizzata in Canada sui professori e le professoresse universitarie che provengono dalle famiglie della classe popolare, e quindi hanno una storia personale di mobilità sociale estrema, ha mostrato che la maggior parte di questi professori e di queste professoresse continua per anni a sentirsi un outsider nel mondo accademico. Non soltanto queste persone continuano per anni ad avere la sensazione di non essere al loro posto, ma hanno anche l'impressione che tutto e tutti intorno a loro ricordino loro che non sono al loro posto. Come Bourdieu ha mostrato rispetto ad altre popolazioni, queste persone hanno probabilmente un habitus parzialmente dissonante rispetto al campo che occupano, contrariamente a coloro che provengono da posizioni dominanti, sia dal punto di vista delle risorse economiche che dal punto di vista delle risorse simboliche, quindi del prestigio. Per questo motivo, Bourdieu, come altri sociologi e sociologhe, ritiene che le istituzioni sociali contribuiscano a riprodurre le dinamiche di potere, le forme di dominazione e di diseguaglianza già esistenti, e quindi che contribuiscano a riprodurre l'ordine sociale e i suoi vincoli. Le istituzioni premiano, in altre parole, coloro che sono già portatori e portatrici delle risorse che le istituzioni dovrebbero teoricamente distribuire. Anche quando arrivano ad occupare posizioni nel campo, gli individui che non sono portatori delle risorse più prestigiose
continuano a farsi ricordare dall'istituzione e dal contatto con coloro che invece detengono posizioni dominanti, che non sono veramente al loro posto. Il potere, dunque, è l'ordine stesso della distinzione tra le posizioni sociali. A esse sono infatti già associate delle possibilità e delle speranze che sono, statisticamente parlando, già limitate in partenza dalla relazione stessa di ciascuna posizione con le altre più alte o più basse, più elevate o meno elevate. Non sono quindi i soprusi e le violenze a essere i gesti del potere, secondo Bourdieu. La distribuzione del potere è già quella che, a priori, distingue coloro che possono legittimamente permettersi tali gesti. Per questo, nel linguaggio corrente, noi parliamo comunemente di arroganza del potere. Coloro che occupano le posizioni dominanti non vogliono, con un atto di volontà intenzionale, conservare l'ordine sociale che li favorisce, ma contribuiscono automaticamente a conservarlo attraverso azioni e giudizi che difendono il privilegio del dominio e le categorie che servono per identificarlo. Le istituzioni sociali lavorano a loro volta per riprodurre l'ordine che le fa esistere, in quanto portatrici di una certa forma di prestigio, e per ricordarlo a tutti coloro che abitano lo spazio sociale. Ma il prestigio è anche incarnato dagli oggetti dello spazio sociale, che sono già destinati a individui distinti, e attraverso questa distinzione e questa destinazione a priori sono già classificati rispetto al loro maggiore o minore prestigio. Facciamo un esempio relativo a un altro asse differenziale di dominazione, cioè quello della differenza di genere, della differenza fra maschile e femminile. In Italia è relativamente raro osservare una madre o un padre correggere il figlio maschio quando quest'ultimo esprime il proprio disprezzo verso un giocattolo, dicendo che quello è un gioco da femmine. La tacita privazione genitoriale per il sessismo dei figli è perfettamente ragionevole in un ordine sociale che è regolato dal privilegio maschile. I dominati, dunque, non sono certo liberi di scegliere che cosa conti nei giochi sociali e attraverso quali criteri siano conferiti il prestigio e il riconoscimento a cui anch'essi aspirano. La lotta che occupa i dominati è quella per avere accesso a posizioni che non solo sono riconosciute come prestigiose, ma che anche partecipano alla produzione e alla riproduzione dei criteri di attribuzione del prestigio. Per questo non sono soltanto i figli e le figlie di medici o dei notai a cercare di diventare a loro volta medici e notai, il che ci permette anche di osservare che la riproduzione sociale del privilegio non è un processo impermeabile rispetto alle aspirazioni di coloro che cercano di acquisire posizioni più elevate, a partire da posizioni che sono statisticamente escluse dal privilegio. Tuttavia, e questa è una delle grandi osservazioni di Bourdieu, neanche i dominanti sono liberi. Il loro prestigio è tale soltanto nella misura in cui è riconosciuto socialmente. Il che significa è riconosciuto a partire dalla posizione di coloro che sono dominati. Dunque, il rapporto di dominio vincola sia i dominanti che i dominati, perché il valore delle risorse dei dominanti dipende dal riconoscimento che viene loro o meno accordato. Questo lungo percorso attraverso la sociologia di Bourdieu, spero non troppo lungo, ci ha condotto a una visione del mondo sociale che è molto distante da quella su cui si fonda la lettura complottista del mondo attuale e che all'inizio di questa conferenza avevo descritto come sociologicamente ingenua. Vediamo allora più precisamente le differenze. Invece del potere come una strategia chiara e oppressiva dei pochi contro i molti, abbiamo, nella visione sociologica di Bourdieu, il potere come la forza di inerzia di un mondo sociale in cui l'ordine è già il frutto della storia. Il potere, quindi,
è l'insieme di relazioni di opposizione e di distinzione che organizzano quest'ordine e funzionano dal punto di vista individuale come regole del gioco sociale. Come insegna anche Foucault, non sono gli individui a esercitare il potere, in altri termini, ma le posizioni che essi occupano e che rimangono posizioni dominanti anche quando l'identità dell'occupante cambia. In secondo luogo, invece di un mondo sociale come un insieme di singole volontà razionali che decidono coscientemente del corso delle proprie azioni, abbiamo il mondo sociale come produttore di un accordo prestabilito, implicito e a priori fra queste volontà. Le caratteristiche dell'ordine sociale e le poste in gioco che lo organizzano non sono decise da volontà personali, ma si trovano a essere già decise prima che queste volontà entrino perfino in gioco. Terzo, invece di agenti che hanno un rapporto teorico con il mondo, cioè un rapporto di conoscenza astratta e intellettuale, abbiamo agenti sociali che hanno un rapporto pratico con il mondo. La maggior parte delle nostre strategie di azione è guidata dalle disposizioni dell'habitus. Non conosciamo il mondo con l'intelletto come una serie di alternative, opportunità e circostanze vincolanti attraverso le quali la ragione ci aiuta a districarci. La nostra conoscenza del mondo è incorporata, immediata, affettiva, frutto dell'abitudine a gestire praticamente le poste in gioco e i vincoli dell'ordine sociale, capace di adattarsi all'ignoto a partire dalla familiarità con il noto. Le nostre disposizioni, in altri termini, contengono già le ragioni ragionevoli dell'azione relativamente a ciò che conta per noi e a ciò che possiamo sperare di ottenere, il tutto, come detto prima, a partire dalla nostra posizione, a partire dal nostro posto. Vi ricorderete senz'altro che nell'introdurre queste riflessioni ho affermato che non solo la visione complottista è sociologicamente ingenua, ma lo è anche la visione intellettuale che la confuta attraverso il mero richiamo alla razionalità. Una tale confutazione non è valida per almeno due ragioni. La prima è il ruolo piuttosto limitato che la ragione razionale svolge in dinamiche sociali principalmente guidate dalle disposizioni e dal loro essere programmate per riprodurre l'ordine sociale di cui sono il prodotto, con le sue regole del gioco, le sue poste in gioco, eccetera. La seconda è che un rapporto al mondo guidato dalla razionalità, dalla ragione razionale, scolastica, per usare il termine di Bourdieu, è a sua volta una disposizione, tanto rara quanto più prestigiosa è la posizione sociale a cui corrisponde. Tale disposizione, che altro non è che quella dell'habitus scolastico, è sottoposta a precise condizioni sociali di possibilità, la principale delle quali è la distanza dall'urgenza delle necessità materiali, scusate. Al di fuori di queste condizioni di possibilità, cioè da questa capacità di sospendere le urgenze del mondo materiale, le urgenze della vita materiale, e per coloro che quindi non hanno avuto bisogno o occasione di svilupparlo, un rapporto intellettuale al mondo non può essere acquisito con un semplice atto di volontà. Come scrive Bourdieu, è necessario un lavoro di controaddestramento con esercizi e discipline per trasformare un habitus. L'opposizione tra razionalità e irrazionalità è, a sua volta, una distinzione di cui i dominanti si appropriano, perché già la incorporano, per ribadire un rapporto di dominio. In altri termini, essa non è una descrizione delle dinamiche sociali o delle ragioni che spingono gli agenti sociali a credere certe cose, ma è un'esplicitazione dei termini della relazione di dominio e della sua posta in gioco. L'intellettuale universalizza arbitrariamente il caso particolare che gli è proprio, cioè quello di un rapporto teorico e analitico al mondo, frutto di precise condizioni sociali di privilegio.
Alla luce di tutto questo, ripensiamo allora alla proposizione teorica di Bourdieu citata all'inizio, secondo la quale la verità è una posta in gioco nelle dinamiche competitive che organizzano la società e le condotte degli attori sociali al suo interno. La verità è una posta in gioco perché essa stessa è un gioco di linguaggio in cui la verità, fra virgolette, può essere proferita a partire da certe posizioni sociali privilegiate. Dire il vero non è dato a tutti, ma soltanto a coloro che già godono della legittimità necessaria per essere presi sul serio. Quindi la verità, fra virgolette, è sottoposta a condizioni sociali di possibilità ed è iscritta nelle relazioni di potere che strutturano lo spazio sociale in cui è enunciata. Per concludere questa esposizione, e questa esplorazione di una visione sociologica del potere e dell'azione, però, è necessario chiedersi che ne è della libertà. Ve l'avevo detto che ci avrei messo molto tempo a arrivare a queste domande. A più riprese e da più direzioni, come vi potete aspettare, avendo ascoltato la mia conferenza di oggi, Bourdieu e la sua visione del mondo sono stati accusati di soffocare la libertà degli agenti attraverso una visione esclusivamente disposizionale, della pratica. In realtà ci sono almeno tre componenti della sua visione del sociale, mi sembra, che forniscono gli elementi per pensare la libertà. Prima di tutto, come ho accennato rapidamente prima, Bourdieu non concepisce l'accordo fra le strutture soggettive, cioè gli habitus, e le strutture oggettive, cioè le istituzioni e i richiami all'ordine scritti nel mondo sociale, come un accordo perfetto e immutabile. Le lotte all'interno dei campi, politico, economico, artistico, intellettuale, eccetera, e tra i campi, trasformano i campi stessi e le posizioni che li costituiscono. Questo significa che è molto probabile che esista uno scarto tra la struttura del campo e gli habitus di coloro che lo abitano. Inoltre, i percorsi individuali di mobilità sociale portano talvolta habitus estranei all'interno di campi e verso posizioni che statisticamente non sarebbero loro destinati. Ricordatevi l'esempio dei professori e delle professoresse canadesi che vi citavo poco fa. Tali perturbazioni dei campi e dell'accordo fra habitus e campo possono, secondo Bourdieu, aprire degli spazi di libertà, cioè di contestazione dell'ordine stabilito, che possono arrivare sul lungo periodo, attraverso lo sviluppo storico, fino a trasformarlo parzialmente, a trasformare parzialmente l'ordine stabilito. Penso qui, per esempio, alla contestazione del dominio maschile da parte dei movimenti femministi, oppure alla contestazione del privilegio bianco. Secondo, per Bourdieu, la visione del mondo delle scienze sociali ha un potenziale liberatorio. Attraverso un esercizio che Bourdieu definisce riflessività autooggettivante, e che si serve dei dati statistici e dei concetti sociologici, ciascuno di noi può pensarsi nel suo essere situato nelle regolarità dello spazio sociale come insieme di vincoli e di condizionamenti relativi alla posizione che vi occupiamo. Comprendere la propria partecipazione alla riproduzione dell'ordine sociale, la propria collusione irriflessa con il suo carattere arbitrario eppure naturalizzato, è un primo passo per liberarsi da una concezione ingenua della libertà, della volontà e della ragione. Possiamo gradualmente aspirare a una comprensione adeguata delle relazioni di dominazione e apprezzare il nostro essere abitati dalle stesse categorie che le tengono in vita. In questo modo, terzo e ultimo punto, possiamo sottrarci all'illusione intellettualistica che concepisce la ragione come universale, la volontà cosciente come sorgente dell'azione e le opposizioni scolastiche come adeguata conoscenza del mondo sociale. Tra queste opposizioni c'è anche quella fra libertà e determinazione, che si rivela a sua volta più come una prescrizione normativa che come la descrizione di uno stato di cose. L'opposizione intellettualistica tra libertà e determinazione, come tutte le altre del genere, è un'attribuzione di valore che situa la condizione desiderabile e ammirevole da un lato, la libertà,
e quella indesiderabile e disprezzabile dall'altro, la determinazione. Perciò è anch'essa, per così dire, un'arma nella lotta per il prestigio e per l'affermazione del rapporto di dominio, per esempio attraverso l'idea che sia libero chi non è sottoposto ai vincoli e alle urgenze dei bisogni della vita materiale. In realtà, come spero di aver mostrato, l'idea di libertà come assenza di vincoli è, sociologicamente parlando, poco più che una finzione intellettuale. Per pensare adeguatamente l'azione e la nostra capacità di agire, dobbiamo prima di tutto fare pulizia fra i concetti e le idee attraverso i quali pensiamo il nostro essere iscritti nel mondo sociale. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione, anche nonostante la pioggia, e lascio adesso lo spazio alle vostre domande.